Bene, in, incominciamo con la, con la seconda sessione, che è stato del software e eh, sviluppo di nuovi progetti. Il primo relatore è Paolo Cavallini che... Eh, eh, Dipende no, eh, CEO, cosa sei? CEO? No, <ride> no, oltre a gestire Faunalia a casa sua ditta, è eh, attualmente anche il PSC Chair di QGIS, che probabilmente è uno dei progetti più conosciuti e più utilizzati, perciò eh, personaggio di spicco della comunità italiana ed europea e mondiale, perciò buon, eh, buona presentazione. Grazie. Eccoci, ok. Allora grazie. Io all'inizio pensavo di fare la solita, la solita presentazione sulle novità di QGIS, eccetera eccetera, cioè sono venuto a noi da solo e quindi ho detto facciamo una cosa che a questo punto è un po' più utile, se volete sapere le ultime novità meravigliose di QGIS 3.10 che sta per uscire eccetera eccetera, ve le guardate su changelog e non c'è nessun problema invece cerchiamo di capire perché siamo qua, eh? perché, come mai, ora siamo 300, qualche anno fa eravamo 100 eccetera eccetera eh? vediamo un po' Ok, ecco. tutto questo è fatto per accertarci cosa per liberarci, eh? liberarci perché... Questa è una slide che le persone più anziane qua dentro, non guardo nessuno, eh, forse si ricorderanno: quando si iniziava col software libero, eh, girava questo eh, quest aforisma, per cui no, eravamo lì che ci sentivamo investiti in questa missione di liberare il mondo e vedevamo insomma un po' il resto come, come un nemico. Un. Ah. Terribile, eh, come un nemico eh, e quindi, quindi avevamo questa strategia, insomma, uno che si è liberato effettivamente da un gioco abbastanza, abbastanza importante, questo ometto, eh, e abbiamo fatto un qualcosa del genere. No? Prima effettivamente chi appunto più anziani se lo ricorda, prima veramente nessuno considerava che esistesse il software libero, poi effettivamente ci hanno preso in giro perché sembravamo ragazzi così, buttati là, eccetera eccetera. Però poi effettivamente si sono un po' organizzati per darci qualche fastidio se vi ricordate. Però, no, sparate di quelle cose là. E però, poi ora dove siamo in questa, in questa fase. Siamo qua. Questa è un'altra cosa. Insomma, che dice e non dice, ma sostanzialmente un indice della popolarità dei progetti. Eh, se vedete non, anche senza dire qual è il rosso e qual è il blu. Insomma, capite abbastanza, abbastanza bene. Abbiamo, siamo molto più popolari di quello che per noi era insomma, il, il nemico di un tempo. Quindi, tutto bene, abbiamo. Abbiamo vinto, abbiamo vinto su questo piano. Questo non vuol dire che possiamo stare tranquilli. Abbiamo delle sfide molto più importanti, molto più complicate oggi. Perché abbiamo tutto il problema del controllo sociale, tutto il problema della propaganda politica, tutte cose dove il software ora sta, sta intervenendo pesantemente. Noi si diceva, appunto. Tanti anni fa, vent'anni fa, si diceva che era pericoloso che il software prendesse il controllo, anche per esempio, delle elezioni, e cioè, ora ce l'abbiamo effettivamente, sono diverse elezioni che sono state vinte grazie, <coughs> grazie alla propaganda. Ma rimaniamo, rimaniamo a noi. Come abbiamo fatto a vincere? Eh, perché siamo qua, come dicevo prima. Abbiamo vinto perché abbiamo il software che funziona bene e costa poco, <ride> questo non, non per la filosofia o per altre cose. Eh? E, e quindi, e eh, va bene, fin lì ci siamo, no? Però non è successo per caso il fatto che funzioni bene e così poco non è per così, un qualche accidente della storia o qualcuno particolarmente ingegnoso che ha fatto cose particolarmente fatte bene. Facciamo un passo indietro. Ora ditemi sinceramente chi è che conosce quest'uomo, uomo. Fatemi un'altra prova. Chi lo conosce alzi la mano? Pochi, vedi, vedi, vedi. Questo... No, 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 ce l'ha l'Aurel. È accidente, sempre, sempre avuta. Ehm, allora, è americano. Vabbè, però, nessuno è perfetto. Però. Ehm, allora, questa è Richard Stallman. È una cosa, una cosa perché è così importante? Perché è quello che ha inventato la licenza grazie alla quale noi siamo qua, fondamentalmente. Se siamo qui è perché esiste questa sua invenzione che dice. <coughs> che eh, il software che eh, è sotto questa licenza ci dà queste quattro libertà fondamentali. Primo, che lo possiamo usare per qualunque scopo, non possiamo dire a uno, no, no quella cosa lì, ormai ti ho dato il software, libero per questo non lo, non lo puoi usare. Che lo puoi, e questa è la cosa ovviamente più importante, studiare, modificare, secondo quel che ti eh, serve, te lo puoi copiare, questa è la cosa più usata, diciamo. Eh? ma soprattutto che, eh, che se ridistribuisce il software lo deve ridistribuire con la stessa licenza. La clausola, diciamo, ereditaria di questo eh? software. Questo fa sì che ci siano una serie di vantaggi, ora su queste scorro rapidamente, i più anziani le sanno già queste cose, però per cortesia andate sulla presentazione online, riguardatevele queste cose, non ve le posso spiegare tutte perché abbiamo poco tempo, però ci sono tanti vantaggi che non sono solo quelli che non si paga quando si scarica. Tanti vantaggi, con, anche solo dal punto di vista economico, ci sono tante cose in più, uno studente no? si può prendere, studiare un qualcosa che poi gli serve nel suo, nel suo lavoro vero, vi ricordate, anni fa, ora non so qua, però intanto tante università italiane si passavano i crack no? dei programmi perché così almeno questi ci potevano lavorare, poi dopo andavano nel mondo reale e non potevano lavorare effettivamente. Quindi insomma, vantaggi economici, commerciali, possiamo decidere noi quanto investiamo e come investiamo, eh, vantaggi tecnici, il software libero è aperto, è trasparente, quindi tende a essere scritto meglio, eh, eccetera, eccetera, insomma più aderenziali standard, didatticamente, visto che siamo un'università, anche questo è importante, eh, crea una società globalmente migliore. Che è una società con un controllo politico meno, meno stringente, eccetera, eccetera. Abbiamo più competenze nazionali. L'Italia, non tutti se lo ricordano, ma l'Italia sul software libero e sul software del libero geografico in particolare ha, un ruolo, ha sempre avuto un ruolo di primo piano. Grass, è sempre stato diciamo la casa di Grass, era, era l'Italia, GeoService l'ha citato prima, no, eccetera, eccetera. Tanti software importanti hanno, eh, hanno una forte, forte radice in Italia. Okay, quindi, perché dobbiamo non valorizzare questa, questa grossa cosa che abbiamo. Il, dal punto di vista del business ci dà dei grandi vantaggi, si può fare business molto più facilmente per tanti versi sul, eh, sul software eh, libero che non e così via. <coughs> In pratica c'è cioè qualche ricerca anche sperimentale insomma, su, eh, su quali sono i vantaggi eh, pratici dell'utilizzo del software libero, e qui abbiamo, abbiamo una lista. Ripeto, vado molto veloce, però vi lascio un po' queste cose per ulteriore, ulteriore riflessione. Eh. In sostanza, è più facile fare innovazione, fa innovazione è più veloce. Eh, se ne parlava un Pausa pranzo eh, con Enrico. cioè Il software libero. Tende a evolversi più rapidamente. È più facile comunque, se vuoi innovare, farlo con il software libero che farlo con il software proprietario: è meno vincoli, meno, meno strutture. <ride> Ovviamente non tutto va bene, eh, non, non vanno, le cose non vanno alla velocità che vorremmo, eh, e non solo perché siamo sempre avidi e vogliamo sempre un futuro migliore, ma perché, perché il, questo modello di sviluppo non è molto, molto compreso. Tuttora. Tutto sommato, infatti, per quello sono qua a cercare di appunto, ri riandare un po' ai fondamentali. Perché? Perché moltissimi utilizzatori, utilizzatori non solo singoli, non guardo insomma chi ha oh, lo studente o il singolo professionista, ma <coughs> Penso alla grande struttura, a una regione a caso, per esempio, no? eccetera, eccetera, che spessissimo eh, usano il software come se fosse così, una copia craccata di Archecos o un'altra no? Eh, questo chiaramente è legale, tutto a posto, però è chiaro che senza l'investimento il progresso arranca. Eh? La posizione di forza che aveva, che in parte ancora ha l'Italia... Si perdono un po', eh? non, è che, non è che aumentano. E I meccanismi di investimento che ci sono in Italia in particolare non sono tanto funzionanti per il software libero, eh? meccanismi di gara, anche di queste cose che se ne è già parlato eh, molte volte, ma continuano ad essere così. Eh? Oggi ci sono tanti meccanismi che si adattano bene a se uno vende una licenza a 100.000 euro, non si adattano bene a se uno vende un servizio sulla stessa, cioè, dello stesso eh, valore, però che magari costa un decimo. Cose del genere. Quindi, appunto, in Italia abbiamo un po' queste, eh, questi problemi. Tutto questo, appunto, non è successo per caso. Eh? Succede perché c'è da ringraziare delle persone. Prima di tutto, chi ha scritto il codice. Un sacco di persone hanno messo il loro, il loro ingegno eh, e ce lo mettono a disposizione eh, gratuitamente. Chiaramente, qualcuno l'ha pagato, però. Qui c'è un link, andatevelo a guardare chi sono questi nostri eroi, ma anche e soprattutto di chi l'ha pagato. Perché se quelli non avessero avuto la spesa fatta, eh, questi smettevano prima o poi, eh, per quanto sia la passione. E quindi bisogna pensare alle persone, qualcuno anche qui intorno. Insomma, sono alcuni esempi, ma ce ne sono tanti. Okay? Quindi <coughs> cosa concludiamo? Ti conviene usare il software libero, ovviamente, se non lo saremo qua. Però non è tutto così semplice, eh? non è che te continui a usarlo, vabbè, da qualche parte lo scarico, qualcuno lo farà, tanti cari saluti. Eh, crescere è difficile, eh, il software in generale, fare le prime funzioni costa poco, fare le seconde costa di più, eccetera, eccetera, c'è cioè, un modello insomma, peraltro molto, molto pubblicizzato qua dentro questo, questo Politecnico, mi ricordo già da tanti anni, quindi costa sempre di più fare le cose più complesse, quindi crescere è complicato. Quindi, non è, non è così scontato che si riuscirà a, eh, a mantenere questo, questo livello di crescita. I costi, quindi, complicandosi le cose, tendono a aumentare. Comunque, le cose ci sono: l'entusiasmo, il supporto iniziale, eccetera, eccetera. Tutte queste sono cose che vanno bene, ma non è che durano all'infinito, eh. quindi. C'è il cosiddetto bus factor, il fatto che ci sono tanti software che si reggono sullo sforzo, fortunatamente non QGIS, ma eh, tanti altri che si reggono sullo sforzo di una, due, tre persone. Se queste, come si dice, finiscono sotto un autobus, quel software li finisce e questo è un rischio reale. E quindi sta a voi che lo usate, poi anche, sì, toccandosi anche, grazie, ehm, sta anche a voi far sì che questo non succeda, non tanto fermando l'autobus ma ampliando la, la platea. Eh, quindi, cosa dovete fare voi per avere un futuro più sicuro, migliore eh, e mettervi più in sicurezza? Partecipare a questi progetti, quindi. Fare codice chi lo può fare, chi ha tempo, chi ha voglia, chi ha gli skill, dare feedback anche perché chiaramente se state lì libere, usate nel vostro stanzino e non ci dite niente è anche difficile capire se funziona o non funziona, quando si migliora e così via. Fare documentazione, c'è cioè chi meno, meno male che qui dentro sta documentazione, traduzione, eccetera, eccetera. Partecipare agli incontri perché anche lì si crea comunità, si facilita poi una serie di, di operazioni. C'è un summer camp, qualcuno ne parlerà, insomma, che l'abbiamo fatto l'anno scorso, lo riferiremo quest'anno, italiano che è interessante e soprattutto ci vogliono le risorse. C'è poco, poco da dire, quindi fatevi sviluppare quello che vi serve, ripeto, non guardo al singolo, però guardo all'amministrazione di medie e grandi dimensioni, le aziende di proporzioni significative, eccetera, eccetera. Ce ne sono tantissimi soggetti di genere e si parla sempre generalmente di spiccioli. Eh? Quindi, prima di tutto, vi serve una cosa, non dite eh, ci vorrebbe, sarebbe bello, hai avuto un'idea, è bella questa idea, ma scrivila, spiegala, trova soldi te se ce l'hai oppure aiuta a trovarla. C'è una serie di iniziative di crowdfunding che sono riuscite tutte insomma, negli ultimi anni a portare avanti funzioni che effettivamente ora tutti voi state usando e dite uh oh, bello c'è cioè questa, questa nuova versione, perché qualcuno l'ha fatta. Eh? Chi può diventare un membro sostenitore, abbiamo quelli che erano prima gli sponsor, ora sono membri sostenitori della nostra comunità, quindi eh, parlo soprattutto di QGIS, ma insomma ci sono iniziative analoghe eh, negli altri software, altrimenti donate, eh, frugatevi in tasca e fate qualcosa del genere. Perché vi dovete ricordare che se spendete decidete, eh, se ci vuole una, una, con, una consapevolezza dell'utente eh, che state usando qualcosa che qualcuno ha fatto e che se vi è chiaro questo, sapete cosa state facendo, okay? eh, quindi cercate quando andate a comprare un servizio, qualunque cosa, fatelo almeno per, verso chi eh, reinveste in questo tipo di software, anche se voi non perché la pubblicizzazione, perché la cosa la potete spendere direttamente, ma cercate almeno di sostenere chi questa cosa l'ha fatta, se avete la scelta no, tra fare una cosa da uno che ha contribuito un milione di righe di codice e un altro che invece no, ha fatto altro, se scegliete di là avrete un futuro migliore, altrimenti no. Eh? Quindi una cosa che è molto importante è che questo l'utente deve essere guidato e qui guardo soprattutto all'associazione GFOS che ha organizzato magnificamente questo, questo convegno. Chiaramente senza un riconoscimento molto chiaro per l'utente è difficile. Come faccio io a sapere no, se spendo in questo senso, favorisco o non favorisco? Boh. No? Guardo il sito web, quello più bellino, guardo il primo, ricerca, eh, primo risultato della ricerca su Google e eh, io piggio quello e compro quel servizio lì. Se so che no, il caffè è quello solidale, non ammazza i poveri eh, agricoltori, eccetera, eccetera, magari spendono più e, eh, mi, mi, non, e evito che qualcuno si senta male. Quindi ci vuole secondo me una logica e una struttura di questo tipo. Ci vuole, ma non per il bene dell'umanità, anche, però anche per il bene vostro. Se non fate così, il vostro futuro sarà meno radioso. Amen. Domande? O anche commenti, probabilmente più commenti o che fesi, domande. Eh. Oh. Che? Assegni anche. Ah, sì, come no. <ride> non è possibile, una no? domande. Vabbè. Yeah. Eccoli a media. Oh, eh, sì, concordo, sottoscrivo. Ok, non so se, se abbiamo già vinto o se siamo lì, perché poi eh, come hai accennato. Anche chi ha fatto altro, anche tra quelli che ridevano, che combattevano. cioè Poi adesso tutti dicono: "Ah, pure noi usiamo l'open source, figuriamoci, eccetera. Fanno corsi e cose così. No, sul riconoscimento, sul riconoscimento chiaro: eh, sì, gli utenti vanno guidati, penso che l'associazione farà qualcosa in questo senso. Io avevo provato a iniziare un lavoro preparatorio che è fallito miseramente perché all'interno della comunità i soggetti sono troppo diversi, insomma, cioè no, è fallito per colpa mia perché l'avevo iniziato io, ma insomma io non sono stato capace di completarlo perché mi sono trovato con questa situazione, e però quello che ritengo sia impossibile proprio per l'ontologia del software libero è che qualcuno controlli quanto Te sei libero nel fare i corsi, ok? Cioè, mentre questo nel, eh, sì, mentre questo nel caffè magari è più facile da fare, questo. Potere di controllo ed eventualmente di sanzione, dire Ah no, ti tolgo il bollino, eccetera, non c'è. Comunque, sì, mh, al netto di quelle difficoltà, mi insisto anch'io, lavoriamoci, penso che sia assolutamente un compito dell'Associazione. E al limite, a partire comunque da una certificazione di competenze che dovrebbe esistere, c'è cioè una norma uniso sui profili professionali di in informazione geografica. Potremmo partire da lì per certificarli ovviamente nell'uso del software libero ad uso nostro interno. Quella potrebbe essere un primo gradino, una prima strada. Insomma, non so se sei d'accordo. Sì, io, io vorrei dire una cosa più che l'uso perché non vorrei che scivolasse questo concetto. Non è che basta usarlo il software libero. A me, se, uno, se ci sono 10 milioni di persone che usano QGIS, cioè, mi fa piacere a me umanamente, ma. In concreto mi appesantiscono server, voglio dire, non è che, non è che ci guadagno nulla, il fatto che lo usino. Il problema è quella frazione che invece ci rimette i soldi, non soldi, lavoro, risorse di qualunque tipo, genere natura siano. Chi ci mette risorse è importante, chi usa, grazie, cioè, grazie, veramente mi deve dire lui, grazie. Non è che io devo ringraziare uno perché usa una cosa che io gli regalo, no, se no siamo un po' nell'assurdo.